Bentornati a tutti sul canale. In questo video vi faccio vedere una cosa che ho scoperto da poco e sto iniziando a utilizzare perché è molto comoda. I widget di OpenHub sullo smartphone Android. Infatti, dopo aver installato l'app mobile di OpenHub su Android, ci vengono messi a disposizione dei widget che si possono aggiungere alle pagine del nostro telefono per creare delle vere e proprie icone personalizzate che ci permettono di interagire con gli item di OpenHub senza necessariamente dover aprire l'app, quindi in maniera molto più diretta e veloce. Andiamo quindi a vedere come si fa direttamente sullo schermo del mio smartphone Android. Bene, quindi andiamo a vedere sullo smartphone come fare ad aggiungere questi widget per poterci creare una piccola dashboard di controllo direttamente su una schermata del telefono senza dover aprire l'app. Quindi adesso ovviamente dipenderà da telefono a telefono, io parlo di Android e ho uno Xiaomi, quindi utilizzo l'interfaccia grafica che mette a disposizione Xiaomi, però diciamo che indicativamente le informazioni, le indicazioni dovrebbero essere simili per i dispositivi Android. Comunque bisogna andare su, selezionare una schermata vuota dove si vogliono aggiungere i widget, poi andare nella voce di menu per selezionare i widget e cercare quelli di OpenHub, che dovrebbero esserci se si è installata l'app OpenHub per mobile. Ecco OpenHub che mi dà tre widget a disposizione. Due sono per i comandi vocali che a me non interessano e uno è per il controllo diretto degli item. Quindi io lo seleziono e mi viene chiesto qual è l'item sul quale deve lavorare e che tipo di azione deve fare. Quindi selezioniamo. Ad esempio, andiamo a inserirci l'item per controllare la luce dello studio. Io cerco luce studio, mi vengono fuori due item, il point e l'equipment della luce studio. Io seleziono lo switch che è il point e poi devo selezionare che tipo di azione devo fare quando ci clicco sopra. Quindi normalmente si mette alterna per fare accendi e spegni, quindi se la lampadina è accesa lui la spegne, se la lampadina è spenta lui l'accende. Però questi widget non danno l'informazione dello stato della lampadina, quindi noi guardando il widget non sapremo se la lampadina è accesa o spenta e quindi non sapremo a priori che tipo di azione faremo cliccando sull'icona. Ovviamente a meno che non siamo nella stanza dove c'è la lampadina oppure andiamo a vedere su OpenHub lo stato vero e proprio della lampadina. Se ad esempio invece si vuole fare un pulsante che spegne sempre la luce, indipendentemente dallo stato in cui è la luce, si può selezionare spento. Stessa cosa per acceso. Ad esempio, un comando utile che si potrebbe fare, magari dopo lo facciamo, è quello di avere un pulsante che si schiaccia prima di andare a dormire e spegne tutte le luci della casa. Allora, in questo caso comunque io farei alterna. Lo lascerei come nome Luce Studio e il tema lascio scuro. Do la spunta, ho il mio widget che posso posizionare dove voglio, quindi lo posizioniamo in alto, clicchiamo su fatto e abbiamo il nostro widget. A questo punto apriamo OpenHub così andiamo a vedere lo stato della luce, quindi andiamo luci manuali, piano terra, Luce Studio, magari questa finestra me la metto flottante. Adesso proviamo a cliccare su Luce Studio, vedete che si è accesa, riclicco e si è spenta. Adesso proviamo a fare un altro widget. In questo caso per fare quello che volevamo fare, che ho detto prima, quindi andiamo ad aggiungere un pulsante che spegne tutte le luci, io vado a cercarmi il gruppo GR luci manuali e lo seleziono, faccio spento e lo aggiungo. A questo punto proviamo per dire ad accendere luce studio, poi magari accendo anche scrivania. Vedete che i due switch sono attivi.
Adesso clicco su luci manuali spento e lui spegne tutto. Ecco, con questo semplice widget noi possiamo crearci una paginetta sul nostro smartphone che mi permette di fare dei controlli abbastanza semplici sugli item, principalmente Switch. In questo modo non dobbiamo per forza aprire l'app di OpenHub.